fare in modo che la tragedia di Andrea Bruno non sia stata inutile, che il dolore, la disperazione e la rabbia di quella mattina si trasformino in consapevolezza che la vita è troppo importante e preziosa. Così, ad un anno di distanza dal delitto che scosse un'intera comunità, i giovani di Rocca di Caprileone hanno voluto ricordare il loro amico assassinato da un coetaneo con una fiaccolata ed una messa celebrata da Padre Tano Vicario. I fatti avvennero l'11 febbraio di un anno fa, durante il periodo delle manifestazioni per il Carnevale. Andrea Bruno venne atteso sotto casa da Sebastiano Riti, col quale vi erano stati banali litigi per una ragazza. Oriti lo affrontò, colpendo Andrea con 5 coltellate che gli furono fatali. I familiari, la comunità caprilonese e soprattutto i giovani non hanno dimenticato quel dramma e l'iniziativa di ieri sera, sebbene condizionata dalla pioggia, voleva portare un messaggio nuovo. Io dico, me ne sono accorto che tutti questi ragazzi in questo anno non si sono mai fermati, hanno sempre dimostrato di essere amici e che è un caso isolato, questo è importante sottolinearlo, è stato un caso isolato per un paesino così che è pieno di vita e pieno di ragazzi. Gli amici a suo tempo mi avevano incaricato di scrivere per questo ragazzo. E certamente ho voluto fare anche un romanzo un po' particolare, rendendo Andrea il più possibile fiaba, perché la vita è troppo importante, va tutelata a tutti i costi, quindi il messaggio deve essere universale, perché la vita è la vita e nessuno ha il diritto di interromperla.